Una città che si affaccia sul mare non può prescindere dalla propria risorsa principale. A Salerno però non la si sfrutta pienamente. L'amara riflessione del consigliere comunale della Nostra Libertà Antonio Cammarota, candidato sindaco alle prossime amministrative. La valorizzazione del mare, il rilancio di un vecchio progetto di delocalizzazione del porto commerciale nell'area orientale del capoluogo, la presenza di un assessorato ad hoc sono alcuni dei punti che fanno parte del programma elettorale di Antonio Cammarota. Punti che l'esponente della Nostra Libertà illustra in questo fine settimana ai cittadini grazie anche alla presenza di un gazebo allestito a poche decine di metri dal mare di Salerno. Il mare è la risorsa in assoluto che riguarda la città di Salerno, è la sua bellezza ed è la sua moneta. In questa città non c'è nemmeno un assessorato al turismo, deve invece immaginarsi un assessorato al mare come unico centro di imputazione delle scelte che riguarderanno il futuro di questa città che passano appunto attraverso la risorsa mare. Perché non si è mai pensato ad un porto nell'area orientale del capoluogo, ai confini con il comune di Ponte Cagnano? È un progetto antico che abbiamo rivitalizzato con una petizione popolare di 3 anni fa con 5.000 firme. Riparte oggi lo stesso valore, la stessa proposta. Spostare il porto commerciale significa farlo funzionare meglio, perché potrà avere una retroportualità, un collegamento all'autostrada, all'aeroporto, anche una rete ferroviaria dedicata e tantissimi posti di lavoro. Dall'altro si libererebbe la città del mare, la sua viabilità, la protezione idrogeologica e soprattutto il ritorno a quelle bellissime immagini che sono nelle cartoline dei nostri padri. Secondo lei Salerno è una città sul mare o una città di mare? Salerno è una città sul mare che deve diventare assolutamente una città di mare. Penso per esempio alla cantieristica nautica, qui è nata la vetroresina per le barche, penso a una grande fiera della nautica salernitana, penso a sfruttare tutto ciò che è il mare, che però deve passare necessariamente per una regia unica, appunto l'assessorato al mare che stiamo promuovendo.